classifica finale della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, con la collaborazione della casa editrice di Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica I Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina Ada di Dalila Bouchalfa. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 145 e questo è il risultato finale. Quinto premio, codice G09, Sasha Savastano, che ha preso 13 voti. Sasha Savastano, happening culturale al Miramare e Castello. Articolo scritto e pubblicato il 19 maggio 2010. Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro. A meno di un mese dal termine ufficiale del progetto La mia isola, che grazie alla guida congiunta di Bruno Mancini e Roberta Panizza era riuscito nella difficile impresa di far ricomparire Ischia tra le capitali poetiche italiane dopo anni di buio. Trova i crismi dell'ufficialità alla nascita di un nuovo e più ambizioso programma. Dalle ceneri de La mia isola nasce, infatti, il progetto La nostra isola, che oltre a raccogliere il frutto di 2 anni di lavoro proficuo, dovrà riuscire ad allargare gli orizzonti e gli obiettivi, peraltro già di tutto rispetto del lavoro iniziale, innalzando, per così dire, al livello successivo l'intera mole progettuale, per puntare ad un ulteriore sviluppo dell'idea, spiega Mancini in una nota ufficiale, è necessario provvedere ad elaborare una nuova più complessa ed articolata struttura atta ad utilizzare al meglio tutte le potenzialità artistiche ed operative che in quest'ultimo anno si sono rese disponibili a collaborare con noi. Un rinnovamento che non tradisce dunque antiche e ben piantate radici. Assolutamente, risponde Mancini. L'obiettivo rimane quello di restituire alla poesia il palco di primo piano che le compete nell'economia culturale della società italiana. Il percorso l'abbiamo già tracciato, non rimane che seguirlo. E bisogna dire che non si è perso tempo. Sono già allo studio diverse iniziative di grande impatto che dovrebbero sdoganare presso un pubblico molto vasto i lavori poetici dei vari autori aderenti al progetto. Si pensa, infatti, alla creazione di un premio di poesia di portata nazionale, alla formazione di strutture regionali analoghe a quella ischitana in grado di diffondersi capillarmente sul territorio, alla traduzione delle antologie poetiche in varie lingue e via discorrendo. Di certo le idee non mancano, nell'entusiasmo e la forza di realizzarle. Si aprirà, infatti, il prossimo 19 luglio al Miramare e Castello di Ischia Ponte l'evento di presentazione dell'antologia poetica Ischia, un'isola di, a cura del progetto culturale La nostra isola di Bruno Mancini e Roberta Panizza. La 6 giorni, che comprenderà, oltre alla lettura di stralci del volume, anche diverse incursioni nell'intrattenimento, darà modo agli autori delle liriche di presentarsi a pubblico e stampa e la possibilità a diversi enti, isolani e non, di porgere il proprio saluto e di palesare il proprio appoggio all'iniziativa tutta. Naturalmente l'attenzione maggiore è tutta attorno ai poeti, grandi protagonisti delle serate, che vedranno, in alcuni casi, per la prima volta, le proprie opere recitate da artisti di grande esperienza di fronte ad una platea piena di addetti ai lavori e di inviati dal mondo dell'informazione. Un mix molto interessante che si arricchisce anche del talento e dell'esperienza di scrittori già noti ed affermati che hanno già avuto modo di prendere parte, con le loro poesie, alle antologie precedenti. Iniziano già a fioccare conferme riguardo i nomi delle personalità dal mondo dell'arte e della cultura che prenderanno parte alla kermesse. Da Antonio Mencarini ad Alberto Liguoro, passando per stimati e talentuosi musicisti come Raffaele Colombo ed Antonio Di Pinto.
i quali peraltro allieteranno lo svolgersi dei lavori con il loro grande talento chitarristico. Da ricordare anche il grande contributo offerto dalla pittrice Nunzia Zambardin, le cui opere saranno esposte in una mostra pittorica già aperta al pubblico proprio in questi giorni. Presso gli hotel Miramare Mare Blu, di indubbia importanza che farà da gustosissimo contorno alla portata principale. Ma si è solo all'inizio. È facilmente prevedibile che nel mese che ci separa dall'inaugurazione dell'happening culturale saranno tante altre le ufficializzazioni riguardanti altri ospiti eccellenti, che arricchiranno ulteriormente il tutto. Non resta che aspettare. Sono state inoltre resi noti i nominativi di alcune personalità che affiancheranno Mancini e Panizza nella gestione del progetto. Uno di essi è Luciano Somma, che ha accettato gli incarichi di direttore musicale e di responsabile delle giurie dei premi. Bravissimi, complimenti a tutti, bravissimi.